Bravissimi poracci, perché mi avete riconosciuto al volo Devil May Cry 3 e c'è anche chi ha specificato in tempo record il nome della riedizione. Sono fiero di voi. Tra le risposte sbagliate mi è piaciuto molto il parallelo con Game Freaks, che dai, ci sta sempre bene, soprattutto poco prima dell'uscita di un nuovo gioco Pokémon. E che gioco Pokémon? Maledetta Game Freak. Ma bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi che non ha preso il perfect score su Famitsu. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima perché c'è da fare il punto della situazione su Bayonetta 3 e su diversi fronti. Dobbiamo parlare nuovamente del My Nintendo Store e anche del possibile ritorno di un brand storico. Quindi c'è pochissimo tempo da perdere e l'invito è sempre lo stesso. Mettetevi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri social. I link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Partiamo in modo veramente poraccio perché prima della conferma ufficiale il buon Billy Bilkun di D-Labs ha già spoilerato quali saranno i giochi del PlayStation Plus di novembre. I tre titoli che andremo a vedere si uniranno al catalogo del PlayStation Plus Essential, ovvero i giochi dati agli abbonati di primo livello, l'equivalente del Plus classico prima della fusione col Now. I titoli del prossimo mese sono abbastanza interessanti. Nioh 2 non ha sicuramente bisogno di introduzioni e in attesa di Rise of the Ronin i giocatori più hardcore potranno intrattenersi con questo titolo bello difficilotto ad opera del Team Ninja. Senza infamia e senza lode la collection dei Lego Harry Potter, in realtà una riedizione di titoli con un po' di anni alle spalle, ma super interessante il puzzle game basato sull'assenza di gravità Heavenly Bodies. Su Steam ha tantissime recensioni positive e sono sicuro che gli darò un'occhiata. Ma Billy Bilkun non si è fermato certo qui e ha anticipato quali saranno i giochi offerti da Amazon ai suoi abbonati Prime. La selezione è capitanata da Fallout New Vegas, lo spin-off della celebre serie di RPG di Bethesda che fu sviluppato nel 2010 da Obsidian. Da molti è considerato come il vero capolavoro dello studio e il migliore tra i Fallout e io non l'ho mai provato. Se avessi qualche modo per aggiungere ore alla giornata mi ci tufferei subito, per ora però mi limiterò a riscattarlo dal 1 novembre. Nella lista dei titoli ci sono anche altri nomi validi, ma i vecchiardi come me gioiranno per l'aggiunta della storica avventura grafica di Indiana Jones and the Last Crusade, bellissima, anche se la mia preferita di sempre rimane Indiana Jones and the Fate of Atlantis, quanti ricordi! E a proposito di Fallout, è stato annunciato che nel 2023 Fallout 4 riceverà una patch next gen gratuita. Questa porterà numerosi miglioramenti all'esperienza complessiva, che su console non è mai stata tra le più entusiasmanti dal punto di vista tecnico. Tra qualche bug fix e contenuti bonus del Creation Club, Bethesda sembra alludere anche alla possibilità di giocare simultaneamente in 4K a 60 fps. E in chiusura continua la campagna marketing di Pokémon Scarlatto e Violetto con dei mini trailer pensati per introdurci di volta in volta a nuovi mostriciattoli senza il bisogno di ricordarci la qualità del motore di gioco. Questa volta è stato il turno del cane d'ela. Sì, ho appena coniato questo termine, dal nome Grivard, che sì, è un cane con una candela in testa. Non ho ancora capito se il design mi convince o meno, ma se non altro è buffo e la sua descrizione è simpatica. Dai, e a voi questo Pokémon convince? Per ora siete soddisfatti dei nuovi design presentati? Va bene, passiamo alle notizie del giorno, perché siamo a un passo dall'uscita di Bayonetta 3. Quasi non mi sembra vero essere giunti alla fine di questa attesa durata 5 anni. E mentre si chiude il triste capitolo del Biogate, si apre il ben più felice paragrafo delle recensioni del titolo. Vediamo cosa è successo. Innanzitutto possiamo mettere un punto sulla questione doppiaggio di Elena Taylor, la doppiatrice storica di Bayonetta, che non ricoprirà il ruolo per questo terzo capitolo. Vi consiglio di recuperare i precedenti TG Poro per capire per bene di cosa stiamo parlando, ma riassumendo al volo, qualche tempo fa Taylor ha denunciato su Twitter di aver rifiutato una proposta lavorativa indecente da parte di Camille
e soci che le avevano offerto solo $4,000 come compenso totale per riprendere nuovamente il ruolo di Bayonetta. Taylor invitava i giocatori a boicottare il titolo, spendeva parole poco lusinghiere per Camille e il team di Platinum Games e lanciava anche delle frecciatine alla nuova voce di Bayonetta. Salta fuori però che probabilmente la storia non era andata esattamente così e uno scoop di Bloomberg rendeva noto che le contrattazioni erano andate in modo ben diverso. La Taylor aveva rifiutato una proposta di $15,000, arrivandone a chiederne più di 100,000, dimostrando come fosse stata la doppiatrice in realtà ad avanzare proposte fuori dal mercato, non accettando un punto d'incontro. Dove sta la verità? Beh, in realtà è Elena Taylor stessa che su Twitter ha deciso di continuare a difendersi, ritrattando però in gran parte quello che era stato detto nel primo video, diventato ormai virale. L'attrice conferma la proposta dei $15,000 e i 4,000 di cui parlavo originariamente, in realtà erano relativi a una seconda offerta in cui le veniva proposto di partecipare in un cameo una volta che il ruolo era già stato affidato a un'altra attrice. Insomma, una prospettiva ben diversa rispetto a quanto dichiarato inizialmente, il che la rende una voce non proprio attendibile. Vi lascio il link a tutto il thread su Twitter dove vengono tirate in ballo un sacco di cose che alla fine non c'entrano nulla con la questione e mettono in luce come Taylor, pur volendo combattere una battaglia magari legittima, abbia perso qualsiasi tipo di credibilità, mentendo ed omettendo numerosi dettagli. Caso chiuso e andiamo avanti. Sì, perché sono uscite le recensioni di Bayonetta 3 e devo dire che il riscontro da parte della critica è stato strapositivo, molto più di quanto mi aspettassi. Sono fioccati i votoni, anche Perfect Score, e si parla di un titolo che non solo è una vera e propria celebrazione della serie e dei suoi tratti distintivi, tutti sopra le righe, ma anche un po' la somma delle produzioni Platinum Games. Esagerato, eccessivo e irriverente, Bayonetta 3 migliora tutto quello che si è visto in precedenza, affiancando all'ottimo combat system anche numerose attività secondarie, grazie anche alla presenza di un level design molto meno lineare, che aumentano notevolmente la varietà del gameplay, ma anche la rigiocabilità del titolo. Da quanto emerge dalle recensioni, l'unica pecca è che la presentazione grafica purtroppo mette in mostra tutti i limiti dell'hardware di Switch. Platinum Games ha dato priorità assoluta alla fluidità di gioco, ma sono evidenti i sacrifici che sono stati fatti in termini di qualità visiva. Io lo continuo a dire, è una console che inizia a stare stretta un po' a tutti e non mi sorprenderebbe vedere una versione rivista e corretta di Bayonetta 3 sulla next gen di Nintendo, proprio come è accaduto col secondo episodio. E voi poracci, ditemi, prenderete Bayonetta al day one oppure darete la precedenza ad altro? Neanche tempo di respirare dopo il disastro della Collectors di Xenoblade Chronicles 3 che sono costretto a parlare nuovamente del My Nintendo Store. E ci ricolleghiamo anche a Bayonetta. Con l'annuncio della Collector's Edition di Bayonetta 3 era stato infatti annunciato che sarebbe arrivata per la prima volta anche l'edizione fisica di Bayonetta 1 per Switch. Il titolo infatti fino ad ora era stato venduto solo in digitale, tanto che anche la Collector's di Bayonetta presentava una sorta di collection con il secondo capitolo su cartuccia e il primo in formato di download code. Quindi si trattava di un'ottima notizia per tutti quei collezionisti o amanti della serie che volevano completare la trilogia su console ibrida. Peccato che questa versione sarebbe stata un'esclusiva del My Nintendo Store. E se possibile le cose sono andate anche peggio rispetto a quanto visto con Xenoblade. Il titolo doveva uscire nella prima metà di ottobre, ma passato il 15 del mese non c'è stata alcuna comunicazione da parte di Nintendo, salvo riapparire oggi, dopo settimane di silenzio, con un tweet anonimo che ne annunciava la disponibilità sullo store. Io per quanto possibile ho provato a segnalare la cosa su tutti i miei canali social, ma se l'annuncio è arrivato poco prima delle 16:40, beh, in meno di 10 minuti l'edizione fisica era già segnata come esaurita. Anche qui. Ma quante ne hanno stampate per andare sold out in così poco tempo, nonostante il limite di una copia per utente? Perché fare questi shadow drop di titoli in teoria neanche in tiratura limitata o in edizione da collezione, che creano un clima di caccia al tesoro estenuante? Speriamo in eventuali restock, io proverò in tutti i modi a segnalarveli il più rapidamente possibile, però insomma non posso garantire nulla. Fatemi sapere nei commenti se siete tra i fortunati che sono riusciti a mettere nel carrello Bayonetta 1. E chiudiamo con un po' di speculazioni perché Bandai Namco potrebbe essere in procinto di riportare in vita una serie storica, di nuovo. Questi ultimi anni ne abbiamo viste di tutti i colori, tra remaster, remake e reboot, e Bandai è uno dei principali attori in questa wave di ritorni inaspettati.
Solo negli ultimi mesi abbiamo visto la riproposizione di Klonoa e anche di Pac-Man World, e se vi ricordate bene, gli annunci ufficiali di questi titoli erano stati anticipati tenendo d'occhio i rinnovi dei copyright in Giappone. Beh, se seguiamo lo stesso schema, recentemente Bandai Namco ha aggiornato le proprietà intellettuali di Ace Combat, Tekken, Pac-Man e anche Soul Calibur. Pac-Man lo abbiamo visto recentemente, Tekken 8 è stato appena annunciato, mentre Ace Combat e soprattutto Soul Calibur sono latitanti da un bel po'. Il picchiaduro è assente dalle scene dal 2018 e sarebbe molto interessante vedere un ritorno di questo iconico fighting game in tre dimensioni. Ma vi ricordate la genialità di Soul Calibur 2 che proponeva un personaggio esclusivo per ogni console? O anche di Legends, lo spin-off assurdo su Wii che trasformava Soul Calibur in un action adventure? Ecco, magari questo non era proprio il massimo, però sarebbe bello vedere Bandai Namco tornare a sperimentare con una delle sue serie di punta. Poi, se ci mettono in mezzo il Link di Breath of the Wild, sarebbe il regalo più bello di sempre. Non trovate? E questo però era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani con un nuovo video. Voi mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poronetta, Michele Calibur, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! O maizini.